51esimo stormo in strana. 51esimo col 58esimo, ovviamente. Eccoli qua, i casinari del 58esimo ad Istrana. 58 per 51, 51 per 58. Boh, fate un po' voi, ballero. Aug. Aug, grande capo. Cianto. Ciao. Ciao, ciao. Mimmo, che fai? Scappi? Fatte vedere, no? Che fai? Scappi? Mimmo Quintini? Ao. Il Michele Bassetto. Ao. Ario. Bruno, girati, fatti vedere. Non che sia al massimo, però insomma, è un video. Clavedi, ora buona. Clavedi, ora buona. Marina, la nostra guida. Paola, giusto, mi ricordo bene? E Manuela. Benissimo. L'organizzatore, uno degli organizzatori, anzi due organizzatori, eccoli qua. Fabio, il terzo c'è qua. Poi dobbiamo fare una foto degli organizzatori. La Viola, la Viola, gentaccia, che gentaccia, insieme a Nicolò Bernier. Brutta gente, Poi, piove. Poi, Emilio, grazie, sto facendo un video. Lui è il nostro tramite per la visita a Istrana ed è stato gentilissimo. Associazione Aeronautica Istrana, lo so che non abbiamo finito, ma il video intanto poi dopo, ok. Poi chi manca? Vediamo un po'. Che vuoi? Che vuoi? Che stai a fare? No, le cose sono tue. Ah, grazie, troppo buono. Poi, Melafina! Fatti vedere! Non ti vergognare! Non c'è Mourinho qui! Non c'è Mourinho! Non c'è neanche Piccolo, non c'è neanche Fiore. Guarda che poi ti ascoltano, Ma io li saluto sempre con estremo piacere. Poi, chi ci abbiamo? Ballero l'abbiamo fatto vedere. Moscoloni. Tenente Moscoloni. Tenente Moscoloni e Patrizia. Che fai? Facciamo un duello? Io ce l'ho. Credo di aver fatto vedere tutti. Non so se mi sono dimenticato qualcuno. Casomai lo vediamo dopo. Comunque questo è il 51esimo stormo di Istrana. Ora andiamo a vedere gli aerei. The Black Cats. Ciao. Allora, in gran segreto, perché adesso siamo solo noi, ancora non è stato svelato chi è lei, Marianna, ma quando vedrete il video sarà svelato. Sono la cugina e la zia contemporaneamente di Alessandro Melafina, nipote di Manuela, vabbè, insomma quello che è.
sì, è cugino anche di Antonio. No, di... Sì, sono... Sì, di famiglia. Diciamo che la verità, parliamo piano perché nessuno ci ascolti, la verità è che lei è Marianna Bonavolontà, figlia di Luigi Bonavolontà, Goodwill, ok? Ha studiato, asso dell'aeronautica italiana, nonché pilota del G91, di questo G91. Lei è la madrina del G91, la riaccensione del G91, e da domani sarà ufficialmente anche la padrina del 58esimo, ma ancora non lo sa nessuno. Per oggi, ancora oggi si chiama Marina. Oggi sono ancora Marina. Marina ha fatto un viaggio incredibile per venire su, perché non vi dico che cosa. Il viaggio della speranza, ma ce l'abbiamo fatta. Con il problema grosso che c'è stato in Romagna. Facciamo un pensiero anche a loro, speriamo che si risolva tutto presto. E con... Vabbè, purtroppo è successo. Assolutamente sì. E adesso però raccontaci qualcosa. Giorgio, per cortesia, sto parlando con Marina, vattene. Ma, anzi, per cortesia sei pregato di allontanarti, che dobbiamo fare delle riprese. Lo stemma degli avioggetti degli istruttori piloti da Vendola. Lei è un appassionato del G91, capisci? Ok, detto questo, fai la foto, dobbiamo fare una cosa con Marina, te ne vai per favore? Per cortesia, te ne vai? No, non è possibile, non è possibile. Via, show, via show. Portatelo via. Vai Marina. Vai Marina. Vai Marina. Sono tutti voi da Marina, la base di strada, mi sono intrufolata in questo cappello. Litri al minuto al momento, tanto per dire. C'è scritto anche. Vediamo un po'. Raccontaci un aneddoto tuo, di tuo padre, qualcosa del G91. O di tuo padre. Ce ne sono tanti sul G91. Fece volare tutti i loro della Riviera Adriatica, e quando poi atterrò, perché lui andava a 3 metri, faceva il turno a 6 giri a 3 metri da terra, nessuno sa come. Avete preso la targa, tante altre storie di questo genere. Ok. Però scherzi a parte. E tu hai volato qua solo? No, io ho volato sul 326. 326. Sai che vediamo là sotto? Sì, è più avanti. Vabbè. Un bacio a tutti. Grazie. E questa la pubblichiamo solo quando sarà stata tutto. Per il momento rimani Marina. E grazie di essere con noi. So i salti mortali che hai fatto per essere con noi. Grazie. I voli mortali. Grazie. Marianna? Eccoci, alle mie spalle il MB326, il tabacchino. Ci sono salita, ho volato col generale Maurizio Lodovisi. Abbiamo fatto 34 minuti di volo tra tonno, scampanata e looping, che sono acrobazie delle frecce. Mi sono divertita da morire. Perché questo è l'aereo, diciamo, che si usa per istruire i piloti, dal quale poi arriva l'MP339, che è l'aereo della pattuglia acrobatica. Così come il G91 era il PAN, anche quello prima dell'MP339, della pattuglia acrobatica. E dicevo a lui, è rigido ma comodissimo. Uno spettacolo. Ho imparato anche che per eiettarsi bisogna dare il pugno alla cintura, perché si deve sganciare. Beh, spero che non l'abbia utilizzato. No. Però no. Il comando chiaramente tu devi solo agganciare. Sì. Però perché la carlinga è unica. Però ci richiamano all'ordine, via, andiamo. Cloche, addirittura. Ho fatto 2 virate. Come non sono uscita sui giornali. Però... possiamo pubblicare questa cosa poi? Ormai è andata in prescrizione. Sì, sì, ormai non credo di no, perché ho volato 3-4 mesi fa, però. Non lo dire! Ormai è andata in prescrizione. Anni fa. Massimo. Cos'è che dovevo capire? Associazione Arma Aeronautica all'interno del 51esimo stormo di Strana. Questo è l'originale, è stato preso l'originale. E questo è un po'.
quello che è successo nella nel corridoio, abbiamo messo tutti i crest di... Allora, qui ci sono molti di questi crest, se l'ente non esiste più, perché sono stati soppressi. E 22 è il gruppo, ormai sono tanti anni che è stato costruito. È stato assalto una fiducia passa dello Stato. E dopo si spiega un po' il giro completo, così mi spiega anche questa cosa. Quindi, a nome di tutti noi, c'è questo coso che va bene, dopo lo mettiamo a posto. A nome di tutti noi vi ringraziamo con il nostro crest. Beh, questo senz'altro io lunedì lo porto a comandante. Assolutamente sì, ringraziando. Ringraziandovi, cioè, le parole sue le porto al comandante. Dopo, chiaro, lo darà. Emilio, Gianni attacca. Questo è il logo che ha fatto quel famoso Zacchi di qui sopra. Okay. Luciano Zaccagnini, ispirato dalla 40esimo anniversario che abbiamo celebrato a Firenze il 20 giugno 2021. Bellissimo. Ed è una cosa veramente. Stacca momentaneamente il test dell'immagine dietro c'è l'ultima biondata di Zaccagni. Dai! Grazie. Grazie a voi. Grazie di essere venuti. Grazie. Taiwan e Sana Roger, non traffico di porto delle porte di Anakinina. We'll be right back.
ripeto, l'industria della carta, dei tessuti, le stoffe, tutta la parte dei mulini che macinavano il grano qui. Una città veramente ricca di artigianato, una città, Treviso, dove transitavano anche tanti mercanti. E infatti la zona che attraverseremo tra poco, nelle mappe medievali, si chiama Contrada Osticiolo. Provenienti magari dal nord, facevano una tappa a Treviso prima di raggiungere Venezia e imbarcarsi senza quartieri, sì, solo a quartieri. Andiamo a quartieri, ma non sì. Adesso ci avviciniamo, perché dobbiamo, è proprio nascosto da questa stanza. Un'altra idea che vi do, dopo una lunga camminata per Treviso, Ballero, ti sei ripreso? Sì, sto benissimo. Ballero, un altro po' ce lo giochiamo, ragazzi, eh? Un altro po', dovevamo andare. No, aspetta, è buono che sto. C'ho da fare adesso. Francesco? Ciao, sto facendo un video per far vedere le facce dopo una giornata, la fine di una giornata. Ballero, a momenti ce lo giochiamo. L'avete rischiato. Abbiamo rischiato. Si sia un po' ripreso invece. Poi Francesco che lo tiene a bada, da buon solidarietà fiorentina. Roberto senza moto. No, è senza bici. Ecco, vedi, passa, parli di Roberto e passa la moto. Mi piace il cuore quando sento questi. Neanche bici. Poi Paola, ciao. Manuela, infiltrata ciao. Dalla parte di Melafina. Manuela, ciao. Marina, saluta. T'ho beccato col sorcio in bocca. Melafina, che è un rompiscatole, voleva portare Mourinho e abbiamo detto di no. Niente Mourinho oggi. Senti, io sto con i fratelli Padovani. Massimo, aspetta, i fratelli Padovani, Righi e Lumetti. Finalmente ci avevamo Armino. Ma che ci avete? Non ci avete? Noi ci avevamo, ci stiamo zitti. Ecco, Claudio Moscoloni. Saluta, che stessa magna? Amo ma magno. Poi il rompiscatole di Nicolò Vernier, che è un rompiscatole. È un rompiscatole, poi ve ne accorgerete. Dai Castelli Romani con furore, Graziano Mochi. E di qua ci abbiamo Montecompatri, Valentino Felici. Poi, Melafina, va bene, Antonio. Antonio, prego. E poi abbiamo Giuseppe Pino Casella. Ciao ragazzi, c'è una disputa. Poi andiamo di qua. Questo è il tavolo dei ladroni, perché si prendono. Ah, Massimo! Infatti c'è l'interista. E infatti c'è l'interista. Ecco, appunto. Perché si mangiano pure la roba nostra. A essere bravi e buoni. Questa è la storia. Walter Meoni. Gianni. Gianni Orabona. Non buona non poco. Sto mangiando per far mangiare gli altri. Poco ora buona. Mangio poco perché deve andare. Che dicevi, Gio? Che dobbiamo andare a Matera. Andremo a Matera, ci pensa Zac. No, ci pensa Piccolo. Ci pensa Zac. Ci pensa Piccolo. No. Poi abbiamo il padrone di casa, Michele Bassetto. Ciao ragazzi. Poi abbiamo, cominciamo con le donne, la signora Meoni, Cristina, che è per la prima volta con noi, giusto? No, a parte Monterosi. Monterosi siamo stati noi da te. Poi Franca, mia moglie, la signora La Viola,
Elisabetta, la signora Rabona, Lucia, l'altro organizzatore, Fabio, con Monica, poi Pinella. Pinella, che c'hai? Pinella Casella? Stai bene? La sfanghiamo? La sfanghiamo? Poi Patrizia Moscoloni, quasi. No, per carità, che sei matto? No, no. Patrizia, fermati, che devi fare? Ciao! Poi, per la prima volta con noi, Adriana di Costantini. Eccolo qua, con Bruno. Poi ci abbiamo il signor reduce dall'intervento, Carlo Pennacchioni. E poi ci sarei io, che sto qua. Eccoci. Però questa è la serata che stiamo facendo qua a Treviso. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima. Bravissimi, come anticipato a Massimo e a qualcuno di voi, io purtroppo, nonostante che ci tenevo tantissimo, non potrò partecipare al prossimo raduno. Ringrazio tantissimo chi l'ha organizzato in un modo così eccellente, direi, e spero al più presto di rivedervi tutti insieme o a gruppi. Buon divertimento e un abbraccio veramente sincero a tutti quanti voi e sempre forza il 58. Fatti vedere, no? Che fai? Scappa! Gianni Orabona, non buona, sto poco. Mangiando per far mangiare poco Orabona.
Allora, un attimo di silenzio. Noi oggi faremo tanti brindisi, brinderemo all'aeronautica, alle nostre famiglie e tante altre cose che ci accompagnano dalla 11 raduni. Dall'undicesimo. Allora, il primo brindisi però lo vorrei proporre ai padroni di casa e scusate, probabilmente la voce si interrompe ogni tanto. Sei emozionato? Sì, perché manca un padrone di casa. Ce l'ho più. Il padrone di casa penso che comunque si sia notato, non c'è ma è presente. È presente in tante cose che sono state fatte, nei ricordi, nei cuori della famiglia, ma vi assicuro che è presente nel cuore di tanti, tanti e tanti amici, perché Alvio era un amico di tutti, era una persona allegra, una persona che trasmetteva allegria e coinvolgeva tutti quanti. E questa allegria che ha seminato, che ha continuato a seminare sempre nella sua vita, lui l'ha seminata in aeroporto a Treviso. Stava insieme a me, insieme a Bruno, insieme a qualcun altro che oggi non c'è, e l'abbiamo conosciuto, ha servito l'aeronautica militare con serietà, con passione e, ripeto, con amicizia e allegria. Quell'amicizia che ha portato, che ci ha consentito a me per primo e a tanti altri di venire qui a Valdobbiadene, ci ha aperto la porta a Valdobbiadene, ma soprattutto ai suoi amici, ci ha fatto partecipare alle feste e sapete quanto è importante per molti di noi che sono stati fuori casa a 20 anni trovare un'accoglienza di questo genere. E questo veramente ha fatto tanto, e ripeto, ma lo faceva proprio con allegria. Peccato che non riesco a trasmettere quanto sia stato coinvolgente, però Bruno, non so se lo ricorda, ma veramente era una persona che speciale. Visto che la cosa che era una persona speciale, è stato uno di noi, perché sarebbe stato veramente felice di ospitare una cosa del genere nella sua cantina. E ripeto, a me personalmente ha fatto conoscere pure mia moglie e per questo già basterebbe per fare un brindisi, però vorrei che uno brindisi a lui e poi il nostro grido di battaglia che Zac lancerà, così ci facciamo, se possiamo fare. Poi come no, ad Alvio comunque lo sa già che siamo qua, ci vede. Allora, ad Alvio. Dai. Gerica Getz? Yes! Gerica Getz? Yes! Gerica Getz? Yes! 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 Allora, ci siamo. Siamo a tavola per il raduno di diciamo Valdobbiadene. Già siamo ubriachi, non se ricordiamo più niente. Undicesimo raduno del 58esimo UC. Iniziamo ora il pranzo, facciamo un giro di tavolo solo noi uomini, perché le donne le abbiamo come al solito accantonate. Adesso sta riprendendo Pino, così mi vedete, che altrimenti non avreste visto, ma sarebbe stata una bella notizia, questa invece purtroppo ve la rovino. E adesso facciamo il giro di tavolo, cominciando da Zac, che si è piazzato qua. Si è piazzato qua e ci ha portato la sorpresa delle bellissime felpe. Sono contento che vi siano piaciute. La settimana prossima, per gli ordini, per cortesia. La settimana prossima, non adesso gli ordini, grazie. Poi, se ancora è savio, non lo so, ci sarebbe Giorgio La Viola. Ma non so se è ancora savio. Non c'è dubbio. Quanto hai bevuto in cantina? Tanto. Tanto. E qui poi, guardate qua, eccoci qua, Valdobbiadene, siamo pure qua. Poi Mimmo, un saluto a Mimmo Quintili, eccolo qua. Poi dietro di lui il tenente Mascoloni, aspetta che mi alzo, ci passo, tenente Mascoloni, eccolo là, tenente Mascoloni. Poi ci avevo il vino pure, e il Padovan. E il Padovan, Federico Righi, stiamo zitti, prosit. E il tu sei milanese, Varesotto, di dove sei? Milanese, dovrebbe essere Antonio Belinghieri. Vai.
Gianni Lumetti da Selvazzano dentro. Esatto. Lo vedi? Che precisione. Selvazzano dentro. C'hai delle guancette rosse pure sì, tu, eh? Caldo. Sì, è caldo, eh. Diciamo che è caldo, va. Da Parma col parmigiano, vai. Per chi l'ha chiesto, Alessandro Aimi. Alla vostra, alla nostra. Senza divisa d'ordinanza. Con la divisa d'ordinanza. Ce l'hai? Ah, ce l'ha sotto, è vero? Nicolò Bernier da Genova, Vicenza, Monza. Bravo. Detto italiano. Bene? Da italiano. Polentone. Poi da Verona Carlo Pennacchioni alla salute, reduce da un qualcosa, no, a parte di, però questo dimostra che chi ci vuole essere c'è nonostante gli acciacchi, vero? Certo, e nonostante le distanze, nonostante tutto, chi ci vuole essere c'è. Cioè, presente a tutto, eh? Presente, sempre a tutto. Zoppicando, ma c'è stato. Colonnello Robona? Colonnello Robona? L'ultimo reduce dalla Forza Armata? Io. Se dovessi essere tu, che non sei il più piccolo, ma sei uno dei più piccoli. Più piccolo è Cartoccio, mi sembra. Più piccolo forse del Cartoccio è Norelli. Norelli pure, è vero. Mio padre, io. Che stai dicendo? Sto dicendo che questa volta vi stupisco con effetti speciali. Cioè? Sarò breve, ho finito. Bene, meno male, Alessandro Melafina che non ci fa il pippone. Ballerò. Allora, domani mattina una promessa, diretta stampa 10:12 sul mio canale, da mezzogiorno e un quarto andate su YouTube di Firenze Viola Supersport, ve la riguardate, Stefano Ballerini, maglietta, felpa, giubbotto e cresto. E chi non lo può vedere in diretta lo trovo su YouTube. Allora, lo trovo su YouTube, grazie Ballerò. Poi, mentre arriva il cibo, quindi bisogna sbrigarsi, l'organizzatore. Uno degli organizzatori, bravo. Fabio Dorefice, complimenti tutti. Per tutto. Mi dispiace per quelli che non stanno qua e basta. E basta. Non c'è niente. C'è chi ci vuole essere, ti scrivono qualcosa, guarda. Bene, perfetto. Poi, da Firenze, ciao. Francesco Viscido, organizzatore del quarantennale, insieme ad altri, che è stato un grande quarantennale. Storico. Alla prossima. Alla prossima, chissà, Firenze, chi lo sa, vediamo. Valentino. Una volta tanto, ecco, bravo Giro, sono sempre dall'alto del quadro. Ecco, una volta tanto. Vengo brutto pure da davanti. Valentino Felici e il papà. 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 Papà, eccolo qua, Rosario Noddeo, il papà. Ciao. Qua. Tutto bene, grazie. Tutto a posto, niente in ordine. Ma siamo tutti felici oggi, dai. Assolutamente sì. Poi, dai Castelli, pure qua, Graziano Moti. Che peccato, che giornata, oh, tutti a stemi, qua non si beve niente. Sì, guarda qua, hanno cominciato a portare qualcosa. Sì. Comunque è un caldo della Madonna, sono 28 gradi, 29 gradi, una cosa del genere. Ormai siamo tutti così. Walter Meoni, che oggi straordinariamente ha messo la nostra maglietta, si è tolta quella a strisce nero-azzurra, che porta ultimamente. Che rimetterà però, mercoledì. Che rimette mercoledì. È felice, vedete com'è felice, è un periodo felice. Poi Fabio Luconi, arrivato stamattina, l'ultimo arrivato col treno stamattina, e si vede che è un po' provato, però sta qua pure lui. A maggior dimostrazione. Praticamente non ho dormito. Come dicevamo prima, c'è chi ci vuole essere. Sempre. Questo sempre. Ok? Poi l'altro gli altri due organizzatori, eccoli qua. Chi è che mi chiama? Bruno Costantini e Michele. Prendiamo d'acqua. Bassetto. Acqua sull'acqua. Acqua. Bravi, magno pure io adesso. È rimasto Roberto Gravedi da Piacenza con furore. E ormai è stato detto tutto. Ecco, che devo dire? Niente. Appunto. Perché dobbiamo mangiarci appena pronto via. E Pino Casella. Facciamo un brindisi? Ci dispiace per chi non c'è. Esatto, facciamo un... Sarete sempre belli. Pinella, come ti stai comportando? Malissimo, come sempre. Senti, ma ancora lo tengo. Come sempre. Eh? Ancora vi tengono. Ci tengono perché ancora non abbiamo gridato nulla. Elisabetta? Elisabetta, lascia perdere. No, guarda, io non ne posso più di bere di mangiare. Perché, che hai bevuto? Non c'è il Chianti qua? Meraviglioso. E ce l'abbiamo anche noi. Cristina, hai bevuto pure tu? No, poco. Moderata. Lucia la vedo su di giri. Lucia, ma è non hai bevuto nulla?
No. Mi hanno portato via il calice. Ecco, a posto, quindi niente. Monica, a te non te lo dico neanche, che te lo dico a fare? Patrizia? Io ho un concerto. Intanto non devo portare la macchina, stasera dormo qui. Ma te fidi di Claudio? Eh? Te fidi di Claudio? Per forza. Adriana? Ma non si vede quanto ce n'è dentro, facciamo finta che ci sia. Eh? Poi Flavia, oggi sei unita a noi, bentornata. Grazie. Tutto bene? Abbastanza, dai, si mangia bene, si sta bene, bella felicità. Poi tu giochi in casa quasi? Quasi. Quasi in casa. Beh, ma sai, Treviso, Padova. C'è un po' di campanilismo? Sarà perché mia figlia ha un compagno trevigiano e io lo prendo sempre in giro, perché rispetto a Padova, Treviso è un paesotto grande. Ecco, a posto. Io sono di Viterbo, lasciamo perdere, che è meglio. A Milano che dicono? A Milano dicono che piove. Piove. E qua? Avete gradito pure voi? A che punto siete? Siamo ai primi. No, divino, a che punto siete? Marina? Che dici? Non ti ubriacare, che poi dopo è un problema, Esatto. Tu devi essere lucida. Va bene, buon proseguimento. Noi tutto bene, sì. Tutto bene come al solito. Qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno. A dopo. Ciao. Allora, da ieri abbiamo con noi questa ragazza che abbiamo spacciato come nipote di Manuela, amica di Alessandro Melafina, eccetera, eccetera. Non è così. Lei si chiama Marianna. Buona volontà. Non so se a qualcuno di voi il nome dice qualcosa. Suo padre era Luigi Bonavolontà, un asso dell'aeronautica chiamato Goodwill. Lei, e poi ti lascio il posto, lei è stata quest'anno la madrina del G91, che è stato acceso per il centenario a Piacenza. In quell'occasione ha incontrato tre dei nostri che l'hanno accalappiata e gli hanno proposto: ma perché non fa la madrina del 58? Eccola. Eccola. Brava Marianna. Per essere madrina è giusto che abbia anche si unifichi con noi, con anche se non è indossi dal 58. Prego. Diciamo che questo gruppo ha una caratteristica, ognuno di noi in fondo dà un contributo, no? Per cementare ancora questa unione, no? che sappiamo tutti si è dissoluta, diciamo, per tanti anni, ma dal 2015 poi ovviamente ha visto riunirsi molte delle persone che nell'81 hanno partecipato a tre mesi importanti della nostra vita. Andiamo a Piacenza, io, Roberto Gravelli e Antonio Bellinghieri, e eravamo invidiosi di vedere una persona che era al di là delle transenne per l'accensione del G91. E ho detto: ma chi è, ma chi non è, ma chi è, ma chi non è? E poi l'abbiamo incontrata negli angoli e abbiamo detto: sei tu l'influencer? E qualcuno diceva: no, non stai lontano da me perché io l'influencer non la voglio. E lei ci ha spiegato chi era. Ok? Allora, a parte essere giornalista, a parte essere titolare di un blog di creazione di artigianato di lusso, correggimi se sbaglio, al di là di portare un cognome che, oltre sulla parte di cui adesso parleremo, ha una genealogia importante, chi della nostra generazione non ha sentito parlare di Mario Riva? Ok? Presentatore. Era il cugino di suo padre. Ok? Quindi, ma al di là di questo, tutti quanti abbiamo sentito parlare di Maverick, no? E nessuno sapeva forse che c'era un Maverick in Italia, suo padre. Colonnello Luigi Bonavolontà. L'unico che riusciva a fare sei giri, correggi, con un tonno
su G91 a 3 metri da terra. Era una testa calda, era una testa calda, e quindi diciamo che agiva molto con iniziativa personale. Bene. E tra gli altri episodi, poi lascerò la parola a lei, tra gli altri episodi c'è quando ha salvato un allievo che in volo era svenuto. In un biposto lui a calci, a pugni, ha sbloccato la cloche ed è riuscito a portare a terra il G91. Lei è stata nominata come direttore del G91. A noi è venuta l'idea che il 58 non aveva una matrita ed era giusto che l'avesse, gliel'abbiamo proposto, ma non è tutto, perché lei viene da Termo, la zona era disagiata, non riusciva a trovare mezzi di collegamento, i treni erano stati soppressi. Ha preso un volo alle 6 del mattino, svegliandosi alle 3 di notte, e con grossi sacrifici ci ha tenuto a essere qui. Oggi abbiamo sentito dire una cosa, quando abbiamo visto il giro della cantina, che comunque le persone che si separano da noi sono con noi presenti, tant'è vero che abbiamo visto che la presenza si sentiva, si avvertiva in quella famiglia. Beh, se qualcuno ci ha dato la possibilità di averla qui con noi, beh, penso che sia adesso. E adesso la parola a te. Allora, intanto sono emozionata veramente, io ti ringrazio Sono qui per mio papà che ha posto la spilletta, perché per me è un onore essere con voi, essere in qualche modo a parte di una famiglia militare, perché mi stanno coinvolgendo in diverse iniziative. Per me è un grande onore, io ne porto il cognome. Ho iniziato a volare che avevo 2 anni, il primo stallo l'ho fatto a 2 anni in volo con papà. È stato un nota particolare, amava tantissimo il volo, faceva i primi lavori di volo sul G91, insomma è stato un personaggio, ha salvato diverse vite, poi riportava il G91 non solo a terra in qualunque condizione, senza ala, con un motore, con un motore spento, ha sbloccato la cloche a pugni proprio perché un ragazzo aveva avuto le convulsioni in volo, quindi tutti gli atterraggi di emergenza, il COVID, eccetera. Io sono cresciuta con questo amore immenso per l'aeronautica, la disciplina che tutti voi avete in realtà, e questo sento che portate ho sentito l'aeronautica fortissimo, come quando sono con i piloti, come quando salgo sull'aereo, stare con voi è stato veramente un onore, vi ringrazio tantissimo. E mi ha portato un regalino, ci tenevo a darvi questa cosa. Allora, uno è il... Io tra l'altro faccio parte anch'io dell'Associazione Arma Aeronautica delle Marche. Intanto il primo regalino che voglio darvi è un pensiero che vi ho portato dal cammino di Santiago che ho fatto 4 giorni fa ed è la conchiglia. Santiago è tutto. C'è la moneta del centenario, non so se qualcuno di voi l'ha presa, riuscito ad averla, sono una edizione limitata e questa è la moneta del centenario dell'aeronautica, la volevo dare a tutti. Adesso stacco un attimo io, tanto continui te, poi facciamo no, ok. Mi fate emozionare. Si è vista mai una madrina che non riceve il cresto? Quindi, con molto piacere, ti ringraziamo. Ti seguo da schifo, però è bello. I voli mortali. Io chiedo scusa a Giorgio perché ieri l'ho cacciato mentre stavo parlando con lei, ma adesso pubblicherò
adesso lo posso fare? Il video che abbiamo fatto con lei, nel quale parlava davanti al G91, del G91 di suo padre. È arrivato Giorgio che voleva fare la foto, l'ho cacciato malamente, lui non capiva perché, adesso l'hai capito perché l'ho cacciato. Okay. No, non l'ha capito manco adesso. E Gianni, adesso hai capito? Anche Gianni adesso ha capito tutto. Però... Posso dire? Ragazzi, aspetta. Ma so che no, continuo a non capire. Non posso dire a lui e poi dopo me salvo io. A sto punto possiamo mangiare la torta. Potrò fare che il 58esimo corso UC dia un contributo con un silenzio di 15 secondi per gli alluvionati della Emilia Romagna e di tutte le persone che stanno ora sfangando e dando una mano, specialmente a quei poveracci che non hanno più casa, non hanno nulla. 15 secondi per fuori silenzio, perché credo che siano meritati da parte del nostro gruppo. Un augurio forte da 58esimo. Adesso tutti col bicchiere in mano, quando io leggo qualche cosa. Allora, questo? A te, chiamina. Vabbè, ma io se spiego qualcosa, però ribadire sempre sul corso, ma siamo tutti da palla, prendiamoci. L'unica cosa che c'era da fare era divertirci un po' con la nostra chat, dei nostri incontri, no? Delle cazzate e soprattutto di alcuni personaggi che purtroppo oggi di quelli che cito ce n'è solo uno. Voi fate finta che non senti, signore. Non dice così, fa il doppietto, eccetera, eccetera. Ormai di cose da dire non ce ne sono tante. L'offerta? Falla finita. Gianni! Ma che state insieme? Silenzio! Ormai di cose da dire non ce ne sono tante. Ho scritto di tutto, ormai ci vorrebbe un aiutante. Ho citato esperienze, aneddoti, fatti, tutte belle situazioni che poi sono i nostri ritratti. Ed ora che dirvi? Cosa scrivere? Sono spoglio, cito alcuni personaggi, ma solo per riempire il foglio. Inizio col buon Perfetti, l'amante delle badanti, che al sol vederlo restano subito senza mutande. Poi abbiamo il nostro capocorso, il pinturicchio delle bottiglie, che omancia a destra e manca le sue meraviglie. Però, caro Vincenzo, ogni tanto cambia pure tu. Posta qualche figa che ci piace pure di più. Per non parlare del buon Mincolello, studioso e acculturato, che ci drizza con passi di storia di politica e passato. Ogni tanto lo sgamiamo che ha detto qualche cazzata, ma poi lo perdoniamo, perché la nostra bontà non se n'è mai andata. Appresso viene il giornalista, l'inossidabile Ballerini, che per 3 anni ci ha scassato le palle con i vaccini. Ora però sembra che secche dato, posta solo fiorentine. Noi speranzosi in qualche nudo, invece sono carni e fettine. Abbiamo poi Micio Robbo, detto Marco Polo, il viaggiatore che riesce a stare a tutti i luoghi a tutte le ore. Da quando è andato in pensione non si ferma più. Dalla Sicilia fino al Piemonte, gli manca solo il Perù. Gira l'Italia in ogni regione come il trottolino, scorcando a pranzo e ceri a qualche 58. Giorgio, vero? Per non dimenticare, in questo 58 i nuovi inserimenti. Per gli ufficiali di inquadramento, appesantiti ma ancora attenti. Moscoloni, Mauro e Greganti erano gli addestratori nostri, che ad ogni marcia punitiva echeggiava di mortacci vostri. E poi ci sono quelli che non vogliono partecipare, quelli che declinano i nostri inviti anche solo per mangiare. Pensano che questa chat sia una perdita di tempo, sia una cazzata, ma invece a qualcuno la vita l'ha cambiata. Non dico che l'ha rivoluzionata, postiamo cose divertenti, fa vivere con leggerezza, ci facciamo una risata, non mostriamo i denti. Quindi a tutti i 58esimi rinnegati e sordi come un muro, non ci cercate più, anzi andate a pigliare under. Questi incontri, questa chat deve continuare per sentirci più amici, vicini e continuare a giocare. È infantile, goliardica, cazzarona e divertente. E se qualcuno se ne vuole uscire non ci importa niente. Chi ci ama ci segue, come si dice, pochi ma buoni. Chi non gioca, chi si offende, è meglio che abbandoni. Questo gruppo è forte, unito e coeso. Scriviamo con leggerezza, non deve essere un peso. Ci stimiamo, ci vogliamo bene e se serve ci siamo. Per qualsiasi aiuto ci apprezziamo e ci abbracciamo. A prescindere dalla vita di ognuno, dal ceto sociale, in questo gruppo siamo tutti uguali e questo è quello che vale.
La generosità, l'amicizia, la fratellanza e la disponibilità è il marchio di fabbrica del 58 UC e mai se ne andrà. Viva l'Italia! Viva l'Aeronautica Militare Italiana! Viva le nostre famiglie! Viva il 58esimo Corsa UC! Carica gas! 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 Signori, un ringraziamento particolare a tutto il club organizzativo, a partire da Paolucci, Michele, Fabio, eccetera, eccetera. Siamo stati molto bene, speriamo di rivederci presto. Lucetto vi saluto con un buon calice di amarone Valpolicella e l'anno prossimo ci ritroveremo a Caserta, organizzato da Vincenzo Piccolo. Sto un po' embriaco perché me ne sono fatti quattro di questi, e quindi però culatello, filettino, straccetti di cavallo. Qua siamo alla bottega del Vino a Verona, non so se la conoscete, e il vino tocca. Io vi saluto. Ah, la commercialista, spettacolare. E credo che la verrò a ritrovare, anzi mi ha detto che viene a Bari, quindi meglio ancora. Signori, un abbraccio, ci vediamo alla prossima, e con te Giorgio ci vediamo tra qualche giorno a Bari. Vi voglio bene. Ah, non litigate, cioè la chat, non serve un cazzo. Quelle sono cose da coglioni e da ragazzini. Divertitevi, baciatevi, trombate, ma non litigate, non serve un cazzo. Quello è solo per divertirsi. Ciao, vi voglio bene. Ah, dimenticavo una cosa molto importante, un desiderio che ho su questa chat, è che vedo una stretta di mano fra due e quattro persone. Ah, raga, ci avete 60 anni, ma che sono queste cose? Ma che sono i ragazzini? Quindi datevi la stretta di mano, fotografatela, mettetela sulla chat e standing ovation per tutti. Ragazzi, avete un mozzico, i tempi supplementari non ci stanno, quindi io vi saluto e speriamo che questi video, queste mani incrociate, arrivino subito. E l'ultima cosa è che commercialista, mamma mia. Ciao ragazzi.